Parliamo con Davide Rossi della sconfitta. Allora, Davide, una sconfitta pesante quella di oggi, soprattutto arrivata dopo quella di settimana scorsa. Sì, oggi è una sconfitta pesante perché appunto venivamo da un'altra sconfitta in casa settimana scorsa. È stata una partita combattuta con zero occasioni da entrambe le parti e al primo tiro in porta ci hanno fatto gol. E niente, quindi portiamo a casa questa sconfitta, ci rimbocchiamo le maniche e ci rimettiamo a lavorare. È sembrata, insomma, palese la difficoltà a fare gol in questa partita, specialmente nel primo tempo. Ma sicuramente il campo non aiutava perché era un campo veramente brutto su cui era difficile giocare, eravamo costretti a mettere palla lunga, loro ci aspettavano, erano bravi di testa, bravi sulle seconde palle e quindi sì, però anche loro non ho visto tiri in porta neanche da parte loro, ecco, mi sembrava più una partita da 0-0 come quella di settimana scorsa, però in questo periodo sembra che siamo tornati che ci fanno un tiro in porta, prendiamo un gol e siamo un po' sfortunati anche. Quindi comincio un po' a preoccupare questo fatto, insomma, che il Pergo non merita mai di perdere le partite, al massimo pareggiare, però le perde. No, preoccupare no, certo dobbiamo comunque stare tutti uniti e rimetterci a lavorare, è solo quello, solo lavorare in settimana come stiamo facendo e vedremo i risultati.